arrivato, ha perso pezzi del motore, i frammenti hanno danneggiato alcune automobili, nessun ferito per fortuna. Giulia Serenelli. Frammenti, schegge, pezzi di ferro, a Fiumicino oggi pomeriggio se li sono visti tombare dall'alto, questi sono finiti su una terrazza. Un parabrezza è andato in frantumi, altre auto sono state danneggiate, sono parti, metallo di un aereo, grandi, anche 10 centimetri, precipitate sui tetti delle abitazioni e sulle vetture, solo per caso non hanno colpito i passanti. Si sono staccati da un Boeing della Norwegian Airlines appena decollato dall'aeroporto Leonardo da Vinci, a bordo 298 persone, direzione Los Angeles. Ma subito dopo la partenza il motore ha avuto un'avaria, il comandante è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza e proprio mentre sorvolava la città di Fiumicino si sono staccati i pezzi. Parti metalliche non troppo grandi, come si vede anche in queste foto pubblicate dal quotidiano online Il Faro e dal Messaggero, ma che avrebbero potuto ferire qualcuno. L'aereo è poi riuscito ad atterrare senza problemi, i passeggeri sono stati fatti scendere e i tecnici stanno verificando cosa possa essere accaduto.